in occasione del 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, hanno organizzato una fiaccolata a Porta di Ponte ad Agrigento il gruppo 283 di Amnesty International, la Caritas, il Circolo Belusci, Lega Ambiente, Libera, i Laici Comboniani con il patrocinio del Comune di Agrigento. Le associazioni aderenti all'iniziativa, insieme all'amministrazione comunale di Agrigento, si sono incontrate nei locali della biblioteca comunale prima della fiaccolata, per un momento di riflessione. È un problema che riguarda trasversalmente tutti i paesi del mondo, possiamo dire. Amnesty, la mia associazione, ogni anno redige un rapporto che fa il punto appunto sulla situazione dei diritti umani nel mondo. Credo che nessun paese sia escluso. Naturalmente ci sono paesi cui vengono dedicate più pagine perché più numerose sono le violazioni, ma nessun paese purtroppo è esente da questo tipo di violazioni. Per cui credo che sia fondamentale sottolineare l'importanza di una giornata come questa, in cui ricordiamo il 70° anniversario della Dichiarazione dei Diritti Umani, perché anche se sono passati 70 anni, ancora tantissimo, tantissimo c'è da fare. Oggi forse ancora più rispetto al recente passato. Quindi credo che sia un impegno che deve essere un impegno di tutti, di ciascuno di noi personalmente e nella comunità di cui fa parte. L'iniziativa di oggi è importante e l'abbiamo accolta convintamente, anche perché come Lega Ambiente, assieme a tante altre associazioni, siamo ormai impegnati da mesi a raccogliere delle firme perché l'Europa diventi sempre più accogliente. C'è appunto una petizione che si può firmare anche online via internet, è la petizione Welcoming in Europe, e dentro il febbraio del 2019 in Italia dovremmo essere in grado di fare la nostra parte raccogliendo 50.000 firme. Quindi noi invitiamo tutti quelli che credono appunto nei valori che sottendono da una parte la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dall'altra la nostra Costituzione, che si ispira anche a quella dichiarazione, invitiamo tutti quanti a firmare questa petizione. Noi abbiamo aderito a questa manifestazione perché è il momento storico in cui scendere in piazza a difendere i diritti umani. Sono passati 70 anni, ma purtroppo stiamo tornando indietro, stiamo regredendo. Invece di avere un futuro, di costruire un futuro di pace, un futuro di solidarietà, qui stiamo tornando indietro, a prima della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo. E questa è una cosa molto grave. La responsabilità non è soltanto da parte dei governanti italiani, ma da parte appunto dell'Europa, da parte appunto del mondo. Cioè, ci sono appunto ormai in atto purtroppo un'ondata di regressione, di difesa del proprio ambito, del proprio diritto a discapito del prossimo, in poche parole. Anche nell'ambito di chi si professa cattolico, purtroppo, di chi si professa cristiano, purtroppo assistiamo appunto a questo, ed è una cosa, un momento molto grave che ci fa portare indietro negli anni bui, ai tempi naturalmente dei primi degli anni 20, degli anni 30 del Novecento.